Allora Stefano, quali sono le prime impressioni di Valencia? Bella, una cittadina piccola ma bella, visibile. Senti una voce un po' strana, come ti senti? C'è il raffreddore. Poi vabbè, non mi dilungo troppo perché mi è stato detto di fare risposte brevi, quindi. Bene, bene. Bene, e dove andiamo allora adesso? Ora andiamo a fare il tour del Mestalla. Come? Dove andiamo? A fare il tour dello stadio. Los colegios. Se construyó en el año 1978. Y esta parte de aquí, totalmente nueva, ya es de 1999, se terminó la obra. Los hinchas. Si puedes salir tú. ¿Salir? Si puedes salir. No puedas fallar. Lo que es la sala de masajes es la única diferencia grande. Sí. Y después aquí la 25. Eso, non me lo olvides. Antonia, un saluto a los deportivos italianos. Un saluto desde Valencia. Con l'entusiasmo che lo contraddistingue, Stefano sta per andare al Teatro dell'Opera. È da ieri sera che me lo chiede. Stefano, quello che c'è alle tue spalle è una cosa che ti piace molto, vero? Lo sai che... Lo sai che cos'è? Che cos'è? Il Teatro dell'Opera. Come? Teatro dell'Opera. Ah, bene. Dato che non ci hanno fatto vedere il Teatro dell'Opera, adesso andremo a vedere il Cinema Tecnologico, sempre che ci facciano entrare. Adesso che ci siamo abbuffati, andiamo all'Emisferi, guardate Stefano come è in attesa, a vedere un film tecnologico. Quando non esiste pudore. Che cos'è questa bella mascherina, papà? È per vedere altamente tecnologico. Ora stiamo per visitare il Museo della Scienza. Adesso vedremo quant'è la quantità di acqua nel corpo di Stefano. Vai. Madonna, Stefano. Oddio. Questo è l'Agorà. Diventerà un grande campo da tennis e altre attività sportive. E adesso andiamo all'acquario. Al contrario de las focas, que no tienen orejas, no quiere decir que sean sordas, no, por el estilo,
quindi guarderei che non è un'esclusiva ma scorta, arriva al techo alla metà solamente. E se puoi intendere di altra maniera, se un leopardino lo devo muovere. Allora, siamo alla chiesa cattedrale di Valencia, dove si dice che sia contenuto il Santo Graal, il calice del Santo Graal.